Progettare in multimediale. Affrontato il tema complessivo dei metodi per la pianificazione, ecco finalmente giungere davanti al problema reale. Cosa facciamo? Il primo obiettivo che dobbiamo raggiungere è quello di comprendere se l'ipotesi che abbiamo nella mente è sostenibile, realizzabile oppure no. In poche parole, dobbiamo sviluppare un documento nel quale definiamo i destinatari, definiamo dei contenuti. In anticipo, proveremo a sviluppare le linee guida per la valutazione dei risultati. Compito importante è dare un adeguato layout, valutare le risorse necessarie e ancora una volta torniamo sull'analisi e gestione dei rischi. Definire destinatari. Ci sono tre fasi sostanzialmente che dobbiamo verificare. La prima la possiamo includere all'interno di un concetto di background, quindi segmentazione e caratteristiche, e elaborando su questi degli indicatori di riferimento. Possono emergere dalla segmentazione, dalle caratteristiche del contesto nel quale noi intendiamo operare, soprattutto con i destinatari. Da questo deriveremo i profili degli interessi, che possono essere fatti attraverso delle interviste in classe o una raccolta di dati di tipo diverso. Dobbiamo comprendere la capacità di utilizzo, dobbiamo comprendere il coinvolgimento possibile di questi soggetti, di questi destinatari. Terza fase riguarda il contesto d'utilizzo, le prospettive della fruizione, le tecnologie e la valutazione, la raccolta e la valutazione di feedback. Già su questi tre passaggi rischiamo di incartarci su non pochi ragionamenti. La ragione per la quale le prime esperienze sono particolarmente complesse deriva dal fatto che non abbiamo una base storica. In buona sostanza, le nostre esperienze si costruiscono e modellano su un fare che non viene strutturato né raccolto, e questo comporta che, chiusa un'esperienza, la si dimentica velocemente perché siamo già caricati di nuove responsabilità e di altre cose da aggiungere o da realizzare, e questo rappresenta effettivamente una gravissima minaccia. Definire i contenuti. Anche qui tre fasi. La prima è l'informazione, quindi creare uno schema generale dell'analisi di ciò che in un qualche modo potrebbe rappresentare la dimensione dei contenuti. L'elemento successivo è la creazione della struttura logica, quindi il modo con il quale questi contenuti, questa informazione si muoverà all'interno di un'entità che ancora non abbiamo in un qualche modo interpretato dal punto di vista tecnologico, tant'è vero che l'azione successiva è proprio quello di comprendere quale media e quale tipo di metodo dovremmo utilizzare per trasferire questa informazione sufficientemente strutturata all'interno del media che pensiamo di usare. Ecco dunque in questo momento formarsi la prima pianificazione. Lo storyboard è la conseguenza naturale di questa prima parte. La comprensione dei legami, l'eventuale sceneggiatura, è un termine che possiamo usare, ma il suo significato è molto ampio. La valutazione dei problemi emergenti, la sceneggiatura, cioè è la definizione e la stesura praticamente del piano di lavoro, attimo per attimo, momento per momento, oppure se non si è così raffinati e si preferisce lasciare un po' di libero spazio all'interpretazione e all'esuberanza del momento, per usare così un termine più divertente, è necessario comunque capire quali sono i problemi che possono emergere sia in questa fase, ma soprattutto nelle fasi esecutive. Sviluppato questa osservazione, ecco che arriviamo alla pianificazione esecutiva. La pianificazione esecutiva genererà degli output, dei documenti, sui quali già applicheremo i principi di comunicazione che abbiamo visto in precedenza e che ci permetterà quindi di affrontare la produzione. Le timeline, la linea del tempo, la fissazione delle milestone, le fasi di test, prima circoscritto, poi un po' più ampio,
e infine il rilascio. È del tutto evidente che nella pianificazione esecutiva troveremo già i semi che ci aiuteranno a far germogliare il prodotto che potrebbe scaturire da questa nostra esperienza in un oggetto da realizzare in un momento successivo o molto semplicemente l'eventuale sostituzione di parti non più adeguate in un momento diverso rispetto a quello della prima o seconda somministrazione. Messe assieme queste cose, ecco quindi un flusso logico che deve in un qualche modo guidarci nell'azione. Risorse, attività e tempi. L'analisi di questi fattori si completa con le esperienze precedenti. Genera un concept, un'idea, alla quale noi facciamo seguire l'analisi di tipo FDOM. FDOM è forza, debolezza, opportunità, minaccia, analisi SWOT, detta in inglese, che verrà sulla quale discuteremo a parte direttamente in aula. Alla fine di questa analisi noi dobbiamo porci quindi in maniera oggettiva il quesito: è realizzabile? Sì? No. Se no ci si ferma, se sì si procede, se forse. Forse dobbiamo tornare indietro e ripetere il giro perché con ogni probabilità qualche cosa è sfuggita alla nostra osservazione e quindi richiede un ulteriore ripensamento e riflessione. Quindi qui, come vedete, in questa fase noi dobbiamo già introdurre quel principio di decisionale che ci accompagnerà lungo tutto il progetto. E per gli aspetti legati alla teoria delle decisioni, qui mi affiderò direttamente a quanto potremo fare proprio nell'esperienza diretta in aula. Quindi, nel caso del forse, è necessario rivedere ulteriormente le informazioni in nostro possesso in modo da comprendere se abbiamo omesso qualche indicatore, qualche elemento, qualche fattore sul quale quindi poter tornare per poter dare una risposta definitiva. Giungiamo cioè a un sì autentico oppure a un no autentico. Nel primo caso il sì nasce un documento di programma, nel caso in cui non si raggiunga l'obiettivo e si dica no, non si può fare, deve essere prodotto un altro documento dove si illustrano le cause, le ragioni per le quali questo obiettivo non è raggiungibile. Pensare al progetto. La prima intuizione che ci porta è quella, la prima intuizione ci porta a ragionare sulla tipologia del prodotto che noi intendiamo realizzare. È un percorso su base temporale o è un percorso nel quale l'autonomia è nelle mani di chi fruisce il contenuto? E questa è già una scelta di tipo strategico molto complessa perché deve tener conto appunto delle informazioni raccolte in precedenza. I contenuti possono essere di varie categorie: testi, ipertesti, immagini, multimedia, oppure anche ambiente in un qualche modo, quindi insieme di tutti questi elementi riuniti o con altre caratteristiche. Per esempio, nel contenuto potrebbe essere anche generato, che so, da una serie di attività svolte con un mentore e i partecipanti, i quali elaborano contenuti, magari potremmo persino strizzare l'occhio alle flip class, proprio come metodo, come modello, la classe inversa, che potrebbe rappresentare un interessante momento di verifica di una nuova forma di trasferimento dei saperi e delle conoscenze. Quindi noi potremmo partire da un elemento molto semplice come la dispensa, potremmo elaborare degli ebook, potremmo lavorare, ma già con una complessità assai maggiore, sulle simulazioni, sino a giungere al più alto livello qualitativo che possiamo collocarlo all'interno dei learning object. Dispense, ebook, simulazioni, learning object.
Non dimentichiamo che per questi quattro possibili risultati è necessaria la garanzia della qualità del contenuto, il che significa che questi contenuti devono essere validati in un qualche modo dal punto di vista scientifico per completezza e qualità del contenuto. E questa è una cosa che molto spesso è complicata da una serie di fattori legati proprio al sistema delle relazioni che è presente nelle nostre scuole. Voglio fare un esempio che così togliamo subito, chiariamo subito uno scenario. Immaginiamo di voler illustrare un fenomeno fisico. Per poter realizzare alcuni di questi contenuti, noi ci affidiamo a dei libri di testo dei quali desumiamo diversi metodi per spiegare questo fenomeno. Ebbene, molto spesso capita che analizzandoli con precisione si scopre che nessuno di questi in realtà spiega in maniera chiara, completa e adeguata il fenomeno che si vorrebbe noi poi trasformare magari in un ebook. A questo punto troviamo degli errori, delle anomalie, delle superficialità, delle incertezze comunicative, un uso della semantica non adeguato. Il nostro compito è quello, a questo punto, di armonizzare tutto questo in modo che poi si produca non un oggetto simile a quello che abbiamo visto e utilizzato per la nostra analisi, ma realizzare qualcosa che abbia delle caratteristiche qualitative di tipo diverso. Ebbene, questo richiede un investimento di tempo e un investimento anche di soggetti terzi, laddove non presenti nella nostra struttura, che in un qualche modo siano in grado di validare questo contenuto. Dove finirà questo materiale? E qui dobbiamo dividere due macro aree: l'area della gestione della conoscenza, l'area delle risorse umane. Qui ci spostiamo in un qualche modo in un territorio un po' più complesso, perché da una parte abbiamo la gestione della conoscenza, il publishing online e offline. Quindi abbiamo contenuti espliciti che possono essere interiorizzati e diventare conoscenze tacite. Quindi siamo proprio nell'area della gestione della conoscenza. Nel mezzo abbiamo per informazione e apprendimento contenuti interattivi e sistemi autoesplicanti. Questi stanno avendo un grande successo, soprattutto grazie alla diffusione di YouTube. Infatti, questa stessa esperienza, questo stesso prodotto che voi state seguendo in questo momento persegue questo passaggio che si trova in questo limbo, su questo Rubicone, che è quello dell'informazione e apprendimento con sistemi autoesplicanti, in questo caso la mia voce, ecco, e non soltanto le slide. Per scivolare poi nell'area delle risorse umane, senza le quali non potremmo avere gestione della conoscenza, dove si affronta il tema delle simulazioni. Anche gli user-generated content partecipano a questo processo, oppure la teleformazione nel senso più classico e tradizionale del termine. Per chiudere questa altra parte della nostra ricognizione, offro questo breve passo scritto da Edna Buchanan, che è stata premio Pulitzer nel 1986. Vale la pena leggerlo per rendersi conto dell'importanza che ha la scrittura in tutto ciò che noi faremo d'ora in avanti, proprio osservando le caratteristiche, della progettazione e soprattutto le caratteristiche dei contenuti che stiamo per realizzare e per produrre.